Ciao, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video che oggi voglio dedicare alla recensione di un profumo novità uscito nel 2021 nelle profumerie italiane, il My Way nella versione Intense. È un profumo davvero buonissimo che mi è piaciuto tanto e che in parte ricorda il My Way uscito lo scorso anno. Di questo vi ho fatto anche una recensione qui nel canale. Profumo che trovo essere un buon profumo, mi è piaciuto, ma non mi aveva convinto per l'acquisto. Invece qui eccolo, il My Way Intense, che ho preso nella versione da 50 ml. Questa è la sua scatola, che ricorda moltissimo la versione dello scorso anno, sempre nei colori del rosa e del blu pure all'interno, a richiamare anche quelli che sono i colori del flacone. E questo è il flacone, come quello dello scorso anno, molto bello, un flacone gioiello ornato da un tappo fatto di una pietra che vuole richiamare un talismano, con questa fascetta d'oro che la attraversa. È davvero un flacone bellissimo, qui c'è l'atomizzatore con le iniziali del brand di Armani incise sull'atomizzatore. Il juice è di un rosa più scuro, proprio a dare l'idea di un profumo più intenso. È bellissimo, è un gioiello questo flacone. Qui c'è la scritta My Way. Allora, questo profumo si apre con delle note fruttate, proprio come il classico, e queste note fruttate sono date dalla nota di arancio amaro unita al fiore d'arancio. Ma io direi che si sente anche dell'altro, perché è un'apertura molto dolce e che mi fa pensare a dei sentori che mi ricordano dei frutti di bosco. Io ci sento un qualcosa che richiama addirittura la fragola. Un profumo molto dolce, quindi dovete amare i profumi dolci. Il cuore è dominato dalla tuberosa, tuberosa che è stata potenziata, direi, rispetto alla versione classica, e nel cuore ci sono ben due tipi di tuberose, tra cui una tuberosa che proviene dall'India ed è una tuberosa molto carnale, estremamente sensuale, quasi a tratti leggermente indolica. E le note di fondo che vengono date sono la nota di vaniglia del Madagascar unita alla nota di sandalo. Un sandalo anche qui che nel dry down si fa sentire moltissimo e che rende questa fragranza davvero estremamente sensuale. Come vi dicevo, la tuberosa è potenziata, si sente molto di più nel cuore della fragranza e ricorda profumi sullo stesso genere, sulle stesse vibrazioni, per esempio di un Gabriel Essence, che tra l'altro è uno dei miei profumi preferiti. Lo definirei estremamente femminile, non un profumo unisex, e rispetto al classico lo trovo più strutturato, più profondo, più sensuale, più adatto alla stagione autunno-inverno, sicuramente alla stagione che sta per arrivare, anche se comunque, se dosato, potrebbe essere tranquillamente questa fragranza un 4 stagioni, un po' portabile tutto l'anno. Forse eviterei magari proprio il mese di agosto con i 40 gradi, dove magari, essendo che è un profumo importante, potrebbe risultare un attimino forte. Ecco, per quanto riguarda il sillage è ottimo, si sente davvero moltissimo a distanza anche di 2 metri, ha un'ottima proiezione e la durata di questo profumo è eccelsa, ma anche il My Way classico aveva una buona durata, se chi ha visto la mia recensione lo sa, quindi quello non è assolutamente un difetto che si può dire questo profumo abbia.
E per quanto riguarda la fragranza, mi piace tantissimo. L'ho provato sulla pelle anche la sera prima di andare a dormire e me lo sono riuscito a sentire su tutte le lenzuola appena sveglia, anche dopo 7 ore, quindi rimane sugli abiti, rimane sui tessuti, rimane sui vestiti. E vi dirò di più, questo profumo mi è stato molto complimentato da persone diverse che non si conoscevano tra di loro, e non sempre io indosso tantissimi profumi, a volte anche li riapplico, o profumi diversi 2 volte al giorno, ma questo profumo da persone diverse mi è stato complimentato. Oltretutto mi hanno chiesto di che profumo si trattasse, perché non riuscivano a individuarlo. Ad esempio, negli uffici è facile sentire spesso il profumo di Chloé, molto indossato anche in zone a contatto con il pubblico, che è un profumo che a me piace, buonissimo, però è molto sentito come fragranza, mentre per quanto riguarda questo nessuno è riuscito a individuare la fragranza se non nel momento in cui io dicevo che era My Way di Armani, quindi anche un po' diverso dal solito. Per quanto riguarda le recensioni che ci sono anche qui su YouTube a livello internazionale, c'è chi dichiara di amare molto di più il My Way classico, che lo ritiene più originale e che questa tuberosa così pronunciata da alcuni dia quasi fastidio, nel senso che lo ritengono poco originale. Ma se io lo paragono a tantissimi profumi della mia collezione che hanno questa nota olfattiva, direi che io lo sento diverso, più dolce, più fruttato, con questa nota quasi fragolosa che io ci sento che non è indicata nella piramide olfattiva. Mi piace davvero davvero tantissimo. E lo vedo magari forse un pochino di più su una donna un attimino più matura, ma dai 25 anni in su trovo che sia portabilissimo, mentre l'altro, il primo, risulta forse un po' più sbarazzino. Ma non è un profumo assolutamente da signora, ecco, è un profumo godibile, iper femminile, senz'altro. Proprio mi trasmette quelle emozioni che mi dà, ad esempio, un Gabriel Essence, che è uno dei profumi che io amo tantissimo, il Gabriel Essence di Chanel. Anche quello più della prima versione, che invece non mi durava più di 2 ore, mentre l'Essence sì, tutto il giorno. E niente, vi devo dire che sono davvero molto 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 felice di averlo acquistato, e questo è anche il profumo di cui vale la pena forse fare scorta, perché spesso le fragranze possono uscire di produzione magari con il tempo, e io ritengo che questo sia un profumo molto ben fatto, con materie prime di grande qualità, non si sente neanche un filo d'alcol quando lo si spruzza in apertura, si sente subito che è un buon profumo ben fatto, e quindi perché no, chissà che prima che sparisca io non mi procuri un altro flacone per i giorni futuri, lasciandolo lì ben imballato per scorta. Sono davvero curiosa di sapere anche voi cosa ne pensate di questa fragranza, se vi piace questa tuberosa bellissima, e se vale la pena. Insomma, il prezzo è abbastanza elevato, nel senso che un 90 ml costa sui 135, il 50 104, ma spesso è possibile avere degli sconti anche da Sephora, me mandano spesso anche il 25% o il 20% di sconto ogni tanto, proprio perché faccio tanti acquisti, se avete la tessera è facile che riusciate magari a prenderlo anche per un po' meno, però per le prestazioni che ha direi che in questo caso la spesa è ben fatta. È arrivato il momento di salutarci, vi mando un grande bacio e vi do appuntamento al prossimo video profumoso qui nel canale di Note di Profumo. Ciao!